In uno dei giorni più caldi dell'anno nel Regno Unito, i britannici hanno affollato le spiagge, ma gli scienziati hanno lanciato l'allarme per quella che potrebbe essere la terza ondata di coronavirus nel paese, legata soprattutto alla variante indiana. Lunedì il Regno Unito ha riportato più di 3.000 nuove infezioni per il sesto giorno di fila e ora i piani per la riapertura totale fra 3 settimane in Inghilterra sono in discussione. Non abbiamo abbastanza dati, dice il ministro Nadeem Zahawi. Ci sono alcune parti del paese dove non c'è letteralmente nessun caso di variante e tutto è abbastanza stabile. In altre parti sta iniziando a superare la variante locale. La buona notizia è che il completamento del ciclo vaccinale con AstraZeneca si rivela efficace anche contro la variante indiana. Così il governo spinge sull'acceleratore, aprendo anche lo stadio di Twickenham alla campagna. È la nostra miglior possibilità di tornare alla normalità, proteggere i vulnerabili, quindi ovviamente lo faremo. Con la variante indiana penso sia più sicuro farsi vaccinare prima possibile, ecco perché sono qui. In Francia la vaccinazione è stata estesa a tutti, senza più fasce d'età. Per me è un dovere essere vaccinato, per iniziare a vedere i miei nonni, poi per andare in vacanza a luglio, è molto importante. Infine ho appena firmato un contratto di lavoro in un ristorante che ha più di 200 coperti, quindi devo vaccinarmi. L'Italia può sorridere e proiettarsi verso l'estate grazie ai contagi in discesa e il debutto della zona bianca. Sono le regioni dove si registrano meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive e così si possono allentare le restrizioni. Un po' impacciati perché sembrerà strano, ma riprendere un caffè al bancone sembra una cosa un po' del tutto nuova. Ritornare alla normalità è bello. Un sapore di normalità dimenticato da tempo.